Un comune più sobrio nei costi, autorevole nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche che hanno cambiato, continueranno a cambiare in meglio la nostra città, con particolare attenzione alle fasce più deboli. Questo è il lascito che il sindaco Silvia Marchionini consegna alla prossima amministrazione che guiderà Verbania. Al Teatro Maggiore, insieme ai componenti della Giunta, ha voluto fare un bilancio dell'attività svolta, ricordando i principali obiettivi raggiunti. Tra questi, la nuova stazione ferroviaria con il Movicentro, la pista ciclopedonale lungo tutto il fronte lago da Fondo Toccia Intra, il nuovo lungolago di Pallanza, quello di Intra con i parcheggi in zona FLAIM, e ancora la riqualificazione del patrimonio culturale come Villa Simonetta, Palazzo Pretorio, Villa San Remigio, Casa Ceretti, Palazzo Viani Dugnani con il Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti, la Darsena di Villa Giulia e Palazzo Cioia. Sono poi stati ricordati dall'assessore Marinella Franzetti i tanti investimenti nel sociale, con il potenziamento dell'Emporio dei Legami, l'apertura del servizio odontoiatrico solidale per i bisognosi giusto una settimana fa. Lasciamo un bilancio solido, ha aggiunto l'assessore al bilancio Anna Bozzuto. Nonostante le difficoltà di questi anni tra Covid e costi delle bollette, non si è mai fatto ricorso all'indebitamento a breve termine. Il nostro indice di indebitamento è sceso da 42 milioni del 2014 ai 31 milioni del 2023. L'assessore all'urbanistica Roberto Brigatti ha ricordato la sfida del nuovo piano regolatore in corso di approvazione, che vuole essere uno strumento semplice a partire dalla definizione delle norme tecniche, riducendo sensibilmente il numero delle schede di intervento e proponendo delle semplici regole in grado di garantire flessibilità. L'assessore a politiche giovanili, istruzione e cultura Riccardo Brezza ha ricordato tra gli obiettivi raggiunti il progetto di uno spazio per i giovani tra gli 11 e i 14 anni a Palazzo Biumi, un posto dove sto bene, i Circolo dei lettori a Verbania, la sottoscrizione del patto urbano per la cultura e il ritorno in città delle allegorie del Veronese, scoperte a Villa San Remigio. Per l'istruzione da rilevare il nuovo asilo nido, già finanziato con 2.400.000 euro del PNRR. Sul piano turistico ambientale, l'assessore Giorgio Comoglia ha rivelato l'importante risultato del ritorno della bandiera blu dopo quasi 20 anni a Verbania, e ancora la lotta alle microplastiche, l'ingresso della città nel Parco Valgrande e interventi sul torrente San Giovanni. Per quanto riguarda invece l'assessorato di Patrick Rabaini alla sicurezza, è stata ricordata l'implementazione dei servizi di videosorveglianza con 140 telecamere installate in città rispetto alle 87 di inizio mandato. Le immagini catturate dagli occhi elettronici vengono condivise con le forze dell'ordine. Sono anche stati potenziati i lettori di targhe.